Ragazze, allora, l'app si avvicina, vi ricordo che è martedì 13 alle ore 21, di conseguenza, come sempre, vi faccio vedere bene o male quali creazioni saranno disponibili. Al massimo, se le aggiungo, posterò le foto sulla pagina Facebook. Allora, iniziamo con due bracciali fatti con la catenella oppure catenona e la fettuccia è fucsia. E è disponibile con la catenella oro, ok, ha messo fuoco, e con la catenella argento. Poi c'è questo braccialetto con il delfino, che è semplice ed è regolabile. Poi questo braccialetto doppio, cioè a doppio giro, con la fettuccia e alcuni charms, come questo gufo, questa perla, questo altaoro, questa tartarughina e questa nera. Poi c'è questo cameo in legno con un paesaggio fiorito di campagna. Poi questo anello con il fiocco nero regolabile, abbinato a degli orecchini a lobo con la fiorellina nera. Poi se uno vuole comprare l'anello senza orecchini o viceversa, è liberissimo di farlo. Poi ci sono questi due waffle, questo e questo, fatti interamente a mano senza stampino. Poi aspettate che li prendo. Ci sono questi due orecchini con un vasetto col cactus kawaii, con la terra appunto. C'è questo qui e questo qui. Poi c'è questo phone strap con una ciambellina kawaii azzurra. Poi questo, oddio, scusate, questo anello con un cookies kawaii, anche questo è regolabile. Poi ci sono, c'è questo paio di orecchini marini con questa conchiglia, che ho forato, è una conchiglia vera, con questo corallo rosso, abbinato a questo orecchino con una conchiglia vera, applicata su una base in fimo. Poi aspettate, ok, scusatemi. C'è questa boccetta con il sangue di unicorno. E questa con le caccole di troll, sempre ispirate a Harry Potter. Poi ci sarebbe anche questa boccetta con il sangue di Damon, che per chi segue The Vampire Diaries saprà chi è. Solo che non sono sicura di inserirla nell'app, perché io sono molto appassionata di questa serie e di conseguenza devo pensare se tenerla per me oppure no. Oppure se fare un giveaway nella mia pagina di Vampire Diaries. Poi ci penserò, vi farò sapere. Poi c'è un'altra boccetta marina
che è questa qui, e contiene una... Adesso le bollicine salgono. E contiene una conchiglia vera. Vedete, con i brillantini blu. Ed è montata su una catenina a pallini con questa tartarughina. Poi. Ok, poi c'è... Oh mamma, è caduto tutto. Vabbè, non si è rotto niente, era solo una scatola, scusatemi. Poi stavo dicendo, c'è questo, che è una collana con questo polipetto che stringe questa conchiglia, che è vera. E anche questo è kawaii. Poi c'è questo polipetto un po' più grande, che anche questo stringe un po' di conchiglie vere, sempre montato su catenella a pallini, così. Poi c'è questa collana ispirata alla Bella e la Bestia, con un cammello in legno con la rosa, appunto, della storia, montata su questa catenella in tessuto con delle perle rosse. Infine c'è questa collana, che non è montata su una catenella a pallini, ma su questa catenella, con le perle bianche e questo cuore. Ok? Con questa conchiglia vera perforata, con il cavalluccio marino kawaii e il corallo rosso. E appunto sarà venduta come una parure, insieme a questi orecchini, insieme all'altro che è questo qui. Appunto, anche qui, se volete comprare solo la collana, siete liberissimi di farlo. Poi penso che aggiungerò anche dei materiali creativi, quelli che ho in eccesso, e poi se faccio altre creazioni, come ho detto, ve le posto sulla pagina Facebook. E niente, spero che il video vi sia piaciuto, lasciatemi un commento se vi va. E niente, vi aspetto all'app e un bacione. Ciao ciao!